Un derby tutto abruzzese caratterizza la 15ª giornata di andata di Serie D. All'Angelini il Chieti riceve il Pineto e la gara porta con sé spunti interessanti. Da una parte c'è un Chieti che va forte in trasferta, dove ha collezionato le sue 4 vittorie in campionato, 16 dei 18 punti in carniere. Dall'altro c'è un Pineto che non vince da ben 6 partite, troppo tempo per una squadra costruita per fare campionato di vertice. È proprio la squadra di Marco Pomante ad avere maggiore urgenza dei 3 punti, perché il divario dalle prime della classe è già troppo ampio. Il Chieti ha in parte rimesso a posto la classifica coi 7 punti nelle ultime 3 gare, ma la squadra ha voglia di trovare la prima gioia casalinga. Per i propri tifosi una vittoria peraltro consentirebbe l'aggancio proprio al Pineto. Chieti, che nelle ultime ore ha aggiunto alla rosa l'esterno sinistro Panteridis, svedese di origini greche, e che per domenica recupera Aquilanti e Chiacchia, uscendo dall'emergenza difesa. Settimana movimentata invece in casa a Castelnuovo: prima il tonfo di Tolentino, poi la sfortunata gara casalinga col Fiuggi, nella quale la squadra di Di Fabio ha pareggiato una partita che avrebbe meritato di vincere. Quindi lo svincolo di 4 calciatori over: il bomber Ripa, l'esterno Bolo e i centrocampisti Marianeschi e Corticchia. Rebus formazione per il tecnico Guido Di Fabio in vista del match casalingo di domani contro la rivelazione Porto d'Ascoli. Difficile il recupero di Casimirri, mentre Cangemi è sicuramente fuori causa. Prova a cavalcare l'onda buona invece la Vastese, reduce da 2 successi consecutivi. Se quello con l'Alto Casertano era praticamente dovuto, il colpaccio è stato siglato a Fiuggi, un 1-4 in rimonta che ha galvanizzato l'ambiente. Dopo quello di Agnello, positivo l'innesto del difensore Allegra, che ha debuttato in terra laziale. Ora un test molto duro: all'Aragona arriva l'ex capolista Trastevere, Vastese a caccia del Tris dunque, lasciando da parte per un pomeriggio il problema stadio, che resta chiuso al pubblico, e le dinamiche di mercato, che vogliono la società ancora a caccia di un bomber che potrebbe essere proprio Ripa in uscita dal Castelnuovo. Interessa anche Corticchia. Situazione di classifica molto complessa per il Nereto, che cerca punti per sperare nella trasferta di domani a Vasto Girardi. La società vibratiana ha acquistato dal Castrovillari l'attaccante classe 2001 Andrea Marchionna e conta di chiudere per un difensore e un altro attaccante prima del gong del calciomercato. Tra i molisani di Prosperi, out per squalifica, Secondo e Acunzo.